Sorrento, il biglietto d'oro, quindi avete avuto un successo immenso e quest'anno replicate. Insomma, con che piacere ricevete questo premio da parte dell'esercizio, dell'industria? Beh, col piacere di chi fa un film commerciale, quindi dove l'incasso è importante perché è un film per tutti, essendo per tutti è ovvio che più gente va al cinema e meglio è, per ovvi motivi, anche se questo vale un po' per tutti i film, però in questo caso è stato particolarmente piacevole perché non è stato un successo immediato, cioè il film è iniziato un po' timidamente e poi è cresciuto molto andando avanti, questo quindi dimostra che c'è stato un grosso passaparola e il passaparola è fondamentale perché è proprio la gente che l'ha visto e ha chiamato e ha sentito, ha consigliato ad altri di andarla a vedere, quindi questo per noi è un segnale bellissimo, cioè il fatto che sia stato proprio veramente il pubblico a decretare il successo di questo film quest'anno e quindi ben venga questo premio e ben venga il successo che ha avuto il film. Greg, vi abbiamo anche visto in ruoli diversi, insomma, avete fatto veramente gli attori, cioè siete riusciti a uscire dai tanti personaggi che interpretate in radio e teatro con una cosa forse un po' classica, però dovete essere bravissimi, insomma. Grazie. La domanda era. Volendo, sì, volendo, sì. Ma bene o male sono dal 94 che facciamo commedia a teatro, una o due l'anno, quindi il ruolo di attori insomma, ormai ce lo siamo cucito abbastanza addosso. Quindi arrivare al cinema è dove. Se non, la cosa non viene, la ripeti, è piuttosto più facile. Avete già fatto poi delle incursioni, mi ricordo nel film di Marco Risi, per esempio, in Tre Mogli, e poi Lillo anche nel film di Rubini. Insomma, insomma, il successo, c'è una maniera per razionalizzare l'alchimia che c'è tra di voi? Ma guarda, non è molto da razionalizzare, perché l'alchimia è una cosa assolutamente non razionale, perché già di suo. Non c'è una spiegazione, una motivazione particolare per cui i due attori stanno bene insieme e nel ruolo di coppia, cioè, che so, se non voglio fare paragoni perché stiamo parlando di due mostri sacri, nemmeno mi ci voglio accostare per rispetto, però Staglio e Ollio all'epoca erano due bravissimi attori comici che già lavoravano come comici singolarmente e poi insieme però facevano proprio i botti, per cui non è che la loro bravura aumentava. Stando insieme, che proprio si crea una strana alchimia assolutamente incalcolabile, cioè che non puoi scrivere, non puoi preparare a tavolino, non puoi pensare. Al Roccio il regista li vide insieme fare una scenetta e capì che questi due insieme facevano i botti. Però è una cosa che se non vedi non puoi costruirla, cioè creare una coppia comica è impossibile, cioè due devono lavorare insieme e deve capitare che lavorino insieme e magari da lì uno si accorge che formano un'aura comica meravigliosa che non è calcolabile. Direi che la tua spiegazione. Beh, questo la penso allo stesso modo perché non è, a tavolino è difficile sono sempre dei terni al lotto. Cioè, quando organizzi la cosa a tavolino può riuscire bene, però che appunto non è così sconvolgente poi come è successo anche per John Belushi e De Negroid, che sicuramente sono stati tuttora De Negroid funzionali, però insieme hanno creato un'entità a parte.